Ehi, hey, Pokéfanatici, e bentornati a un nuovo episodio di Aspettando Omega Ruby e Alpha Sapphire. Prima di cominciare voglio darvi subito una notizia che sicuramente vi farà piacere. Smettetela pure di insultare Nintendo, smettetela pure di insultare Game Freak, perché a quanto pare le demo arriveranno anche in Europa e quindi potremo giocarci anche noi. Quindi placatevi, calmatevi, non è successo nulla, almeno fino ad oggi. Per quanto riguarda i due giochi in sé per sé, sono state finalmente rivelate le abilità e le mosse principali di Archeogrodon e Archeokyogre. Archeogrodon avrà l'abilità Terra Estrema, che non solo renderà le mosse di tipo acqua inutili, ma altererà anche le condizioni climatiche, generando un sole accecante che impedirà all'avversario di usare mosse come Terrempesta e Grandine. La sua mossa principale invece si chiamerà Spade Telluriche. Per quanto riguarda Archeokyogre, avrà un'abilità con gli effetti uguali a quella di Archeogrodon. La sua abilità si chiamerà Mare Primordiale, renderà inutili le mosse di stato come Terrempesta, Grandine, eccetera. E la sua mossa principale si chiamerà Primo Pulsar. È stata inoltre confermata la presenza di Rayquaza all'interno del gioco, anche se non si sa quale ruolo ricoprirà in fatto di Mega Evoluzione e Arca Evoluzione. È stata confermata la presenza di Lino, in cui possiamo vederlo in queste vignette, parlare con noi e nostro padre e sfidarci in una lotta. Sono state fatte vedere le immagini in gioco di Mega Camerapt, Mega Sharpedo e Mega Gallade. E sono state confermate anche le due console Nintendo 3DS serigrafate con Archeogrodon e Archeokyogre. Io direi che questo episodio molto ricco di notizie può concludersi qui. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ricordatevi di lasciarmi un commento in cui mi date la vostra opinione, fatemi sapere cosa ne pensate di tutte queste cose. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Bye bye!